Una raccolta firme per dire no alle strisce blu sul lato ovest della statale, dove fino al 31 maggio c'è stato il disco orario. È l'iniziativa messa in campo dai commercianti rosetani che chiedono al comune di fare un passo indietro sulla decisione. Abbiamo preso una raccolta firme perché non è possibile sostenere una situazione del genere, in quanto creano dei disagi non solo a noi commercianti, ma anche a chi abita qui. Noi commercianti abbiamo raccolto le firme perché siamo assolutamente contrari, nonostante il sindaco abbia detto chiaramente che noi eravamo favorevoli. Purtroppo non ha parlato con tutti, ha parlato con forse qualche commerciante che avrà i suoi interessi ad avere i parcheggi a pagamento anche su questo lato qua. Però non ha parlato con tutti, quindi quando ha fatto quella conferenza stampa dove diceva che tutti quanti erano d'accordo, non è assolutamente così. Abbiamo fatto un giro da dove iniziano, qui vicino al sottopassaggio, mi sembra, del Bar delle Rose, fino al sottopassaggio di Via Talero. La maggior parte, anzi, diciamo il buon 90%, se non di più, sono assolutamente contrari a questa cosa. Una decisione che per i commercianti non porterà ad una rotazione delle auto come era con il disco orario. Questo perché molti cittadini che faranno l'abbonamento lasceranno i propri mezzi sulle strisce blu tutto il giorno, in particolare nei mesi di luglio e agosto, dove il flusso di presenza è imponente. Sono già numerose le firme raccolte in pochi giorni che a stretto giro verranno consegnate al sindaco Mario Nunes. Presenteremo le firme per esprimere la nostra contrarietà, anche perché su Facebook, non solo su Facebook, ci sono stati dei commenti contrari da parte da chi viene dalle frazioni che vuole venire a comprare a Roseto, che hanno letto che la colpa di tutto questo è stata nostra, che eravamo favorevoli a questo e che non vengono più a comprare a Roseto. E quindi questo ci svantaggia ulteriormente rispetto ad altri paesi, ma soprattutto anche rispetto ai centri commerciali. Noi qui siamo praticamente isolati.